Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che il Comune, gli Stati Generali dell'Innovazione e il Ministero ci offrono, perché è un'occasione importante sicuramente per approfondire, come poi faremo nelle sessioni specifiche, i temi delle Smart Cities, ma è anche un'occasione, e io vorrei cogliere il mio intervento proprio per cercare di ragionare su questo, cogliendo proprio l'invito che ci faceva il Vice Sindaco Pisarello, di uscire dall'autoreferenzialità. Allora, noi come azienda innovativa, come aspiriamo ad essere, e ovviamente cerchiamo sempre di lavorare costantemente per questo, come su questi temi usciamo dalla nostra autoreferenzialità? Essenzialmente direi ragionando su tre elementi. Uno, ragionando proprio sugli aspetti essenziali della nostra missione, che quella inizialmente è stata storicamente, poi in particolare anche qui a Genova, quella di produrre apparati. E noi stiamo facendo un passaggio, e io ritengo che specialmente poi per questo tipo di applicazioni diventi un passaggio cruciale, dalla produzione di apparati alla definizione di soluzioni, alla costruzione di piattaforme. Non è un passaggio così ovvio e così banale, perché vuol dire introdurre un elemento che è un elemento distintivo per le applicazioni che poi sono fondamentali per le Smart Cities, che è quello della interdisciplinarità. Interdisciplinarità, cioè, quindi vuol dire unire, diciamo, tutta l'esperienza tecnologica di produzione a soluzioni informatiche e anche a soluzioni che vengono da altri mondi. E qui c'è un altro aspetto, cioè ambiti, cioè, voglio dire apparati, soluzioni che nascono in contesti specifici. È il nostro caso, spesso noi abbiamo sviluppi che riguardano soltanto un ambito, che può essere o quello militare o quello civile. Far sì che gli sviluppi che nascono in questi ambiti possano essere utilmente e significativamente combinati per poter essere estesi, generalizzati, riusati e ricombinati in contesti diversi. Questo direi, questi due elementi sono due elementi ritengo determinanti per far sì che il contributo di un'azienda particolarmente innovativa, che il contributo che l'azienda particolarmente innovativa può dare alla costruzione di piattaforme che rendano la tecnologia una tecnologia effettivamente abilitante, abilitante per noi servizi. Cioè, se non si fa questo passaggio, noi stessi non facciamo questo passaggio uscendo anche dalla nostra autoreferenzialità, effettivamente, diciamo, le soluzioni che si possono proporre e individuare sono delle soluzioni poi non particolarmente ritengo ricche e qualificanti. C'è un secondo elemento che io ritengo determinante e che l'esperienza di Genova sta evidenziando in modo particolarmente significativo, che è quello del cosiddetto business model. Cioè, si ragiona sempre, ma ok, qual è il contenitore, quali sono le modalità, qual è il modo per dare concretezza a queste iniziative? Mi sembra che qui siano stati individuati degli strumenti e delle opportunità che sono molto molto importanti. Non a caso gli accordi che anche abbiamo fatto con il Comune, il tipo di relazione che abbiamo con l'Università, in questo senso rappresentano effettivamente un modo per ognuno dei protagonisti in quest'ambito di uscire dal proprio sistema. Francamente però ritengo che su questo ancora parecchia strada dobbiamo fare, e vorrei introdurre un elemento che non è un elemento di critica, ma è un elemento di stimolo, ritengo, per tutti quanti noi, in quanto la collaborazione che possiamo ovviamente individuare su alcuni progetti pilota è assolutamente determinante, ma deve trovare una sua stabilità, deve trovare una certezza di riferimento. Devo dire che da questo punto di vista anche le imprese, e in particolare ovviamente a partire dalla nostra, devono fare dei passi avanti. Perché ovviamente noi siamo sempre ovviamente nella tenaglia dalla gestione quotidiana, permettetemi di dire, del business, e allo stesso tempo ovviamente il traguardare dei progetti particolarmente innovativi, ma la cui a volte dimensione economica e di business francamente si ha ancora difficoltà a definire e valutare. E ovviamente è il dilemma che si affronta quotidianamente, ed è un dilemma che
un'azienda che appunto ha l'obiettivo di voler essere particolarmente innovativa effettivamente deve affrontare. Noi da questo punto di vista ritengo stiamo affrontando molte sfide importanti, vorrei soltanto accennarne alcune e vorrei quindi poi cercare di concludere con dei riferimenti più precisi per quel che riguarda anche l'organizzazione delle attività sul nostro territorio per le smart cities. L'esercizio più complicato, diciamo, che noi stiamo facendo in tutta l'operazione di riorientamento e di riposizionamento della nostra società, che come sapete ha molte vocazioni, ha una vocazione fortemente informatica, ha una vocazione fortemente di telecomunicazioni, ha una vocazione fortemente di sicurezza. Ecco, l'interesse e le nuove opportunità che stiamo costruendo nascono tutte dalla combinazione di questi elementi, cioè se noi li avessimo lasciati separati, ciascuno nel proprio ambito, non saremmo riusciti a fare operazioni importanti di riqualificazione e di riposizionamento nel mercato. Io ritengo che questo tipo di sistema, questo tipo di visione è fondamentale in particolare per tutti i servizi che ovviamente non elenco perché poi relatori ben più autorevoli di me saranno in grado, diciamo, di spiegare e di illustrare bene. Però ecco, la combinazione di questo ci permette un miglior posizionamento. Questo miglior posizionamento però deve avere degli elementi di maggiore concretezza. È vero. Riusciamo ad accedere ad alcuni programmi europei importanti, abbiamo dei protocolli di intesa, però se non riusciamo stabilmente a creare dei nuclei di ricercatori che in qualche modo sono condivisi tra i diversi enti che partecipano a questo tipo di operazione, francamente ho l'impressione che i tempi, la farraginosità, la difficoltà, specialmente nel nostro paese, ma questo è vero poi anche a livello territoriale, di costruire un sistema che condivida diciamo capacità, competenze e visione diventi effettivamente complicato. La nostra azienda si rende assolutamente disponibile a discutere, ovviamente già nell'ambito dell'accordo che abbiamo fatto con il Comune, con gli altri enti territoriali e con gli Stati Generali dell'Innovazione, a costituire proprio anche al nostro interno un gruppo di ricercatori, ovviamente d'accordo con l'Università, dedicato a questo tema, dedicato, diciamo, in modo esclusivo alla costruzione e alla definizione di queste piattaforme che poi riguardano ovviamente, diciamo, la parte energia, la parte di infomobilità, eccetera, insomma tutti gli altri ambiti che verranno affrontati. Perché se noi non abbiamo, diciamo così, dei change agent anche all'interno delle imprese e anche all'interno delle università che siano dedicati in modo sistematico a questo e che non siano in grado poi di fare quel lavoro fondamentale quotidiano di scouting e di ricollegamento logico tra le diverse componenti e tra le diverse competenze, ho l'impressione che sì, riusciremo a fare magari qualche buona proposta, però poi operativamente riusciremo, diciamo, con difficoltà e con tempi eccessivamente lunghi poi a trasformare queste nostre proposte in progetti. Quindi è un nostro impegno, ci faremo ovviamente parte attiva con l'Università, con il Comune, con tutti gli enti che partecipano a questa iniziativa proprio per far sì che il modello Genova Smart City sia un modello che innanzitutto da modello diventi realtà e poi diventi anche un buon esempio da poter esportare sia in altre città italiane che all'estero. Grazie.